tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo qui oggi in realtà con una tipologia di video un po' diversa dal solito. Riguarda sì sempre il beauty, ma non è il solito get ready. Come avrete ovviamente già letto dal titolo, vi farò vedere i miei prodotti finiti del mese e vediamo un pochino quali sono i promossi e quali sono invece i bocciati. Questa è una tipologia di video che in realtà avevo già portato anni fa sul mio vecchio canale. E dopo aver visto praticamente lo stesso video riportato anche da Melissa, mi è ritornato in mente che era un video che appunto facevo anch'io e mi sono detta perché, no, comunque mi sembra una cosa carina. Comunque basta perderci in ulteriori chiacchiere, io direi di incominciare subito. Abbiamo prodotti sia di hair care, sia di skin care, sia di makeup. Direi di partire con i capelli perché appunto ho solo un prodottino. Ne ho altre che sto per finire, sono diciamo circa a metà, però per quelli magari aspetto che siano finiti, anche se comunque sono prodotti che bene o male già conosco. Scusatemi se c'è stato un po' un cambio di inquadratura, io sono sicuramente più vicina, ma nel far ciò ho tipo tirato giù tutto quanto, quindi niente, spero di aver sistemato un pochino la situazione. Comunque questo è il primo prodottino, è uno shampoo, questo dopo finito finito, è lo shampoo latte colore di Yves Rocher. Questo è il mio preferito. Ne sto utilizzando un'altra tipologia in questo momento che mi ero sbagliata a comprare. Ma vabbè, comunque lo sto finendo. Oggi appunto vi parlo di questo. Questo mi piace molto. È appunto uno shampoo apposta per far rimanere il colore più a lungo. Questo ha una texture più cremosa. Tutta questa nuova linea di prodotti capelli Yves Rocher è stata riformulata con i fruttani di agave. E rispetto alla vecchia linea, di cui vi avevo fatto vedere qualcosina sul mio vecchio canale, questa linea mi piace anche di più. Quindi ovviamente promosso, lo ricomprerei, sì, barra ho già scorte. Direi di passare ora al make-up. Il primo prodottino make-up di oggi è l'Epic Ink Liner di NYX. Questa era tipo in una vecchia edizione, che questo ve lo straboccio in realtà, come pack perlomeno, perché come prodotto mi piace un sacco. Cioè, capite perché vi boccio il pack? È veramente durissimo da staccare dal tappo. A una certa si era iniziata a staccare tipo la copertura, ok? E ha la punta in setole e la scrivenza di un eyeliner liquido. Quindi è proprio la mia tipologia preferita. Per quanto riguarda il pack, queste nelle limited edition mi danno un po' di problemi. Quelli invece nell'edizione standard, bene o male, no. A volte si spara un pochino la punta. Quindi sì, diciamo, come prodotto ve lo consiglio. Pack, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, vi sconsiglio quelli delle limited edition, anche se sono molto belli. Passiamo ora alla Brighten Up di Essence. Questa finita, strafinita, a un certo punto si era sfasciato pure il pack, ci avevo dovuto mettere lo scotch. Ne ho finite di queste, non so quante. Non ve l'avevo detto, questa è la Banana Powder, quindi la cipria è quella un po' più giallina, che quando non utilizzo quella di Huda, utilizzo quasi sempre questa. Quando ho make-up un po' più everyday, utilizzo questa. E comunque mi sono sempre trovata molto 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 bene. Quindi sì, ve la straconsiglio, soprattutto per il prezzo che ha, è veramente valida. Revolution Super Size Conceal and Define. Questa avevo provato anche la versione, quella più piccolina, però questa mi piace un po' di più. Non so se poi è una mia impressione, però mi sembra che sia anche più coprente. Per quanto riguarda questo, a me piace tanto, è un po' secco, non tanto per farvi il paragone quanto l'Overachiever di Huda, però comunque abbastanza secchino. E a me piace perché comunque è super coprente, quindi ve lo consiglio sì, se però non avete un contorno occhi troppo secco, altrimenti vi consiglio magari di provare l'Hydrate, che dovrebbe appunto essere un po' più idratante. Io ho la colorazione C1 e questo lo utilizzo proprio da illuminare, mentre invece ho la colorazione C11 sempre della stessa linea come correttore aranciato, che con quello mi trovo veramente bene. Passiamo a un altro prodotto super famoso, super chiacchierato, ovvero il setting spray di Morphe Continuous Setting Mist. Questo è in assoluto il mio setting spray preferito. Ne ho non so quanti di riserva, oppure quello in versione matte e la limited, quella alla pesca. Veramente buona se vi piace il profumo di pesca, se dovesse essere ancora disponibile, non ne sono certa in realtà. Ovviamente questo è strafinito. Comunque la cosa bella di questo è proprio la sua mist, è tipo una nuvola. Direi ora di passare alla skincare. Partiamo con uno struccante. Questo è un bifasico di Fior di Magnolia, tipo
Apple, brand dell'Eurospin, è uno struccante super economico. Io devo dire che mi sono sempre trovata bene. Ovviamente vi lascia tipo un po' l'unto, poi come ogni bifasico, ma basta poi utilizzare un buon detergente e l'effetto se ne va, ovviamente. Ve lo promuovo e sì, assolutamente lo riprenderei, anche se ultimamente lo sto prendendo meno perché ho un sacco di struccanti anche di Yves Rocher, quindi diciamo che li alterno un pochino. Mini crema mani Yves Rocher, questa è la profumazione mele rosse. Come potete vedere è bella finita. E anche questa ve la promuovo, non la riprenderei semplicemente perché era una limited edition e quindi non c'è più. Però in generale queste cremine qui di Yves Rocher mi piacciono. Sono creme mani, le trovo belle idratanti, sono profumazioni che mi piacciono un sacco, quindi niente da dire. Stesso discorso per i balsami labbra, sempre di Yves Rocher. Questo è di un'edizione limitata, questo invece è il classico al cocco e tipo di questi devo averne sempre un sacco di scorta perché ne finisco tipo a valangate. Passiamo ora al balsamo labbra di Dr. Po Po. Spero si pronunci così. Questo è proprio un balsamo labbra in tubetto. L'ho preso più che altro per fare maschere labbra anche ad esempio alla notte o appunto quando ho le labbra molto secche. Queste lo consigliano per labbra, pelle, cuticole e capelli, senza fragranza. Allora, premetto che non mi è dispiaciuto, però mi piace molto di più se scaldato. Infatti, avevo fatto tipo un periodo che me l'ero tenuto in tasca ed era diventato di una consistenza che mi piaceva molto, perché altrimenti di solito è un po' duro, non lo so, non mi fa stra impazzire. Per quanto riguarda l'idratazione, non è assolutamente male. Questo diciamo che lo riprenderei se non ne trovassi altre. Passiamo ora agli ultimi tre prodottini, tutti e tre di Yves Rocher e tutti e tre della mia night skincare routine. Partiamo dal siero. Questo è il Lifting Vegetal. In realtà è consigliato per una fascia d'età molto superiore alla mia. Solo che a me piace utilizzare le cose belle, forti, anti-aging di notte. Di giorno utilizzo la mia linea sebo regolatrice, di notte ci vado giù bella pesante con anti-aging. Questo appunto è il siero, è una delle ultime linee uscite e come appunto dice il nome va a fare un effetto lifting. Devo dire che mi ci sono trovata assolutamente bene. Non l'ho trovato, al contrario di come pensavo inizialmente, magari troppo unto, anche un profumo super buono, comunque abbastanza fresco. La stessa linea ho finito anche il contorno occhi. Anche qui stesso discorso che ho fatto per il siero, mi piace avere un contorno occhi bello e idratante, bello anti-aging, perché prevenire lo sappiamo che è meglio che curare. E anche questo ovviamente l'ho utilizzato solamente alla notte. Mi ci sono trovata molto bene anche con questo. Ha un profumo molto più delicato, perché comunque dovendo andare in una parte più sensibile, solitamente non mettono molto profumo. Arriviamo così all'ultimo prodottino per il video di oggi e sto parlando della crema Elixir Jeunesse. Questa è la versione giorno, però lo usavo di notte, ok? Questa l'ho utilizzata di notte, non mi ci sono assolutamente trovata male, ora che però l'ho finita ho iniziato la stessa crema però in versione notte, un po' più indicata. Questo ha un profumo buonissimo di qualcosa di fresco, di quasi di floreale, ma quei fiori che sanno proprio di pulito, di fresco. Faccio schifo io a descrivere i profumi. Comunque, questa è una crema repair e anti-pollution. Come crema giorno è perfetta se cercate qualcosa di anti-inquinamento, qualcosa che comunque vi vada a creare uno strato che vi tiene più lontane le schifezze che ci sono nell'aria. Come sapete, io ho una pelle mista tendente al grasso e questa crema è perfetta per le pelli da normali a miste. Quindi anche su di me non andava assolutamente a dare quell'effetto unticcio che hanno a volte le creme che a me dà super fastidio, a meno che non sia una crema notte che lo posso anche reggere perché comunque fa fare tipo maschera, mi va a nutrire la pelle per tutta la notte. Io di giorno cerco assolutamente creme che mi si assorbano subito. Per il video di oggi direi che è tutto, io ho parlato anche abbastanza. Lasciatemi un like e commentate qui sotto facendomi sapere se vi è piaciuto il ritorno di questa tipologia di video. Se vi piacciono i miei contenuti vi lascio nell'info box il link per seguirmi anche sulle mie pagine di Instagram, sia la mia principale sia quella di makeup, e il link per seguirmi anche su TikTok, dove appunto sono attiva quotidianamente.
al contrario di qua su YouTube, che appunto posto un video a settimana. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!